Oh, quanto è prezioso il tempo! Beati coloro che se ne sanno bene approfittare, perché tutti, il giorno del giudizio, ne dovranno rendere uno strettissimo conto al Supremo Giudice. Oh, se tutti arrivassero a comprendere la preziosità del tempo, certamente ognuno si sforzerebbe di spenderlo lodevolmente. Siamo giunti a ad aver ascoltato, cari fratelli e sorelle che ci ascoltate, un altro mirabile, per non dire mistico, pensiero di questo Buongiorno con Padre Pio, che ancora una volta torna a parlare sul tempo. Va inquadrato in contesto. Siamo ancora all'interno della settimana, chiamiamola natalizia, non siamo ancora giunti al 6 gennaio, ed è facile che, interpretando il pensiero di Padre Pio, tratto questo appunto dal tempo natalizio, il nostro santo si sentisse non solo all'interno e all'inizio dell'anno, ma ancora in contesto nello scenario natalizio. E esibisce con questa frase: quanto è prezioso il tempo. Ora, questa frase, che sembra uguale ad altri pensieri di Padre Pio, richiama invece, almeno dalle ricerche che ho potuto fare, mi permetto di dire come esperto di Padre Pio, una famosissima affermazione del teologo evangelico Karl Barth, che è morto nel 1968, lo stesso anno di Padre Pio, in cui Karl Barth diede questa definizione di Dio. Dio ama l'uomo perché ha tempo per l'uomo. Noi oggi viviamo in una società, qualche volta purtroppo lo sentiamo dire anche dai religiosi, in cui quando si chiede un colloquio si risponde immediatamente: non ho tempo, oppure prendiamo un appuntamento in agenda. Padre Pio non ha mai risposto questo. Quando dice quanto è prezioso il tempo, sorelle e fratelli, caliamoci nella spiritualità di Padre Pio, vorrei dire nel suo animo, e reinterpretiamo questa affermazione alla luce di quella di Karl Barth. Lo ripeto: Dio è Dio perché ha tempo per l'uomo, perché non gli dà scadenze, perché, come capitava a Padre Pio, quando un altro fratello o sorella, che è l'altro per te, ti chiede di poter parlare, di poter sfogarsi, di poter confidarsi, lui deve percepire anteprima che tu hai tempo per lui, come infatti aveva Padre Pio. Nelle file che lui si vedeva davanti al confessionale, non ha mai detto a nessuno: io non ho tempo per lei, ma ha solo atteso che arrivassero al suo confessionale. E poi c'è un secondo grande insegnamento che è contenuto in questo principio di Padre Pio: quanto è prezioso il tempo. Ed è il seguente: noi, quando celebriamo i sacramenti, soprattutto quello dell'Eucaristia e della riconciliazione, perché la frase di Padre Pio va interpretata anche da un punto di vista liturgico, in quel momento scocca la saldatura tra l'eternità e il tempo. Ossia, noi non siamo solo sottoposti al regime, vedete, del cronos, dell'orologio, ma noi soprattutto siamo felici quando percepiamo il kairos, cioè il tempo opportuno, il tempo della decisione. E in questo senso si intende la seconda accezione: quanto è prezioso il tempo, cioè la frase di Padre Pio, perché è nel tempo che tu scegli, e di solito si sceglie per il bene. Altrimenti il tempo, da tempo opportuno, kairos, diventa solo tempo fatalistico, fatale, destinale, cronos, cioè il tempo che gira su se stesso, che produce la noia, che porta a quello che in Gran Bretagna si chiama anche il ministero della solitudine, perché quante persone sono sole perché non sanno vivere bene il tempo e quanto esso è prezioso. Anzi, concludiamo questo pensiero di gennaio, questo buongiorno, con quest'ultima affermazione.
grazie al tempo liturgico, cioè grazie al contatto con il sacramento della Santissima Eucaristia e della riconciliazione, soprattutto con questi due, tu puoi avere la esatta percezione che dal tempo ti puoi elevare all'eternità. Quello sarà l'ultimo destino, il per sempre con Dio da parte nostra.